Salve a tutti ragazzi, sono Kenny Mark e questo è un nuovo video sul canale di Shogunato Italiano e siamo di nuovo qui su State of Decay. Era un bel po' che non giocavo, considerate che adesso, cioè voi non vi rendete conto perché io carico i video in modo che ne esca uno ogni 2-3 giorni massimo. Però per adesso ho registrato e renderizzato fino al gameplay 18, poi ho ancora 4 ore di video tipo ancora da renderizzare. Non so questo che gameplay sarà, ma comunque... non so quando uscirà, tra molto tempo penso, ma non so se abbiamo quasi finito la missione principale, perché comunque arrivo al punto dove volevo arrivare. Ah, la volta scorsa avevo detto che al 100% mi sarei spostato qui di base, ma ciò non è avvenuto per un semplice motivo. Che mi sono reso conto che i materiali a disposizione non sono sufficienti, o comunque non mi andava di andare a recuperare 200.000 materiali. Quindi ho semplicemente sistemato la zona qui, anzi vi faccio solo vedere queste migliorie apportate. Allora, ho visto che i letti non ne avrei mai avuto a sufficienza, quindi l'ho limitati a 0. Anche perché il non riposare limita soltanto la resistenza, a me non interessa più di tanto. Ora sto finendo l'ultima ricerca. Ho costruito un negozio di munizioni, un negozio di macchinari, quindi costruiamo velocissimo e soprattutto abbiamo le macchine riparate sia nelle ruote, cioè le macchine sono riparatissime. E il refettorio e il negozio di snack aumentano resistenza e morale e questo aumenta anche la salute, quindi salute ottimizzata. Laboratorio medico aumenta la salute massima se non sbaglio. E abbiamo la serra per il cibo. Abbiamo la torre, che non ci serve averla oltre torre. Un consiglio: gli avamposti conviene assolutamente che li teniate tutti come avamposti semplici, perché alla fin fine l'entrata di risorse che entrerebbe se fosse un avamposto, non so, a base di cibo, a base di munizioni o quello che è, non ripaga il fatto che comunque a munizioni state a solo meno 1 al giorno, che comunque è ottimo meno 1. Allora, qua abbiamo tanta fama, 530 siamo riusciti a raggiungere, abbiamo 25 abitanti in questa cittadina, in questa base. E ci sono due missioni interessanti, una l'avevo fatta l'altra volta, però è successo subito dopo che ho chiuso il video e alla fine mi si è cancellato il salvataggio precedente e per fortuna ho fatto il backup. Ma sono stato io, cioè in realtà questo gioco non ha grossi problemi di salvataggi, sono io che sono un po' stupido, ogni tanto mi si cancellano i dati, faccio degli errori, quindi sono tornato un po' indietro, ho rifatto tutto quello che ho fatto l'altra volta, esattamente, eravamo andati ad aiutare il tipo qua, poi siamo tornati, e ci hanno chiesto, sono arrivati i Wilkerson a chiederci una cosa, quindi c'è la missione ospite indesiderato, e poi l'altra missione, a parte vabbè, l'alleato in pericolo che ce ne importa relativamente poco, è strategia riuscita, quindi non so se questa volta che registro sarà l'ultima, perché il sergente Tan ci ha chiesto di seguirlo e vedere se riusciamo a scappare da questa cittadina, è in teoria uno degli obiettivi che ho già visto del gioco, vediamo se si vedono, achievement. Ora sono offline, vabbè non si vede, però uno degli obiettivi è, eccolo qua, superstite, fuggire dalla contea di Trumbo. Quindi penso che questa potrebbe essere la missione finale, sempre se riusciamo a scappare. E allora, adesso direi di fare ospite indesiderato la missione. Per il resto l'equipaggiamento del mio omino, aspetta forse posso, no non posso cucinare. L'unica cosa che vorrei fare è chiudere la biblioteca e mettere il campo di fitness, insomma, che aumenta ancora di più la resistenza. Poi vediamo. All'equipaggiamento abbiamo un mitra leggero per l'emergenza con i silenziatori e voglio giocare con la mazza chiodata, cioè l'arma più bella che esiste, cioè assolutamente che esista. E poi con le granate M67 nel caso serva. Mi sono equipaggiato bene, non voglio morire, non voglio rischiare che muoia il personaggio. Quindi facciamo questa missione che l'avevo già fatta ed era finita male, quindi la rifacciamo senza che finisca male. Ok, voglio negoziare lo scambio, sì. Great. Here's the address. You pick up the folks at the ranch, make sure they get there okay. Mickey and Job will meet you there.
Ok, quindi dobbiamo andare a supervisionare questo scambio. Qua si sono riparati. Che cazzo? Oddio, un selvaggio. Oddio, un selvaggio. Selvaggio? Eccolo là. Grande. Ma subito, dai. Gli ha fatto zompare la testa subito. Era proprio qua fuori. Comunque, vedete, le macchine sono riparate quasi tutte, tranne quelle che non erano messe nel parcheggio. E direi che prendiamo il pick up, visto che devo portare della gente. Sì, qua c'ho tantissime macchine della polizia che sono le mie preferite in assoluto. Resistentissime, 4 posti. Basta un po' il volume di gioco, mi sa. Ok. Se no divento sordo e urlo nelle cuffie. E l'altra volta, ripeto, questa missione devo andare parecchio parecchio in là. Quindi l'altra volta avevo cercato di tagliare il video, perché devo arrivare fino a qui, guardate. Però stavolta magari cerco di spiegare un po' cosa è successo, e quindi sarà meno noioso e non necessità di tagliarlo. Allora, avevo fatto questa missione. È l'unica missione in assoluto che ho giocato mentre registravo, che sapevo già in parte come va a finire. Perché che è successo? Praticamente i Wilkerson, come sapete, cercano di trafficare oggetti, o comunque loro in cambio di munizioni ti fanno dei prestiti. E l'altra volta infatti avevamo aiutato l'omino buffo, quello lì, a fare il a, non pure, a ripagare il suo debito, perché lui non aveva munizioni da dare ai Wilkerson e le abbiamo date noi per lui. Mentre questa volta ci chiedono appunto di supervisionare uno scambio. L'altra volta io ho fatto sì che lo scambio fosse supervisionato. E praticamente, sì, vabbè, non so che italiano sto parlando. Comunque ho supervisionato lo scambio. Ho aiutato questi superstiti ad arrivare dai Wilkerson, affinché potessero commerciare con loro. Però che è successo? Proprio in chiusura di video, quindi non ero neanche riuscito a registrarlo purtroppo. Sono stati uccisi i superstiti. Quindi adesso io so già che i Wilkerson sono degli stronzi infami. E sicuramente non mi metterò ad aiutarli, cioè vado lì e cerco di convincere, cioè la seconda opzione da dire ai tipi era cercare di convincerli a non effettuare questo scambio e non incontrare i Wilkerson. Ho ripetuto le stesse parole tipo 200 volte, ma perché sto guidando nel frattempo, quindi sono un po' distratto. Vedete, la tengo abbastanza bene la macchina, un tempo facevo troppi incidenti, se andate a vedere i primi video, ecco qua. Quindi qua ci sono dei superstiti. Vedete, pronti già per lo scambio. Convince a non incontrare Wilkerson, non a incontrare. Perfetto. Quindi adesso mi sa che ci danno delle ritorsioni da parte dei Wilkerson a questa idea. No, cioè semplicemente non li ho. Io mi ricordo che lo scambio andava fatto qua. Sicuramente si sbloccherà una missione di qualche tipo, o loro indemoniati, o loro che comunque non l'hanno presa bene. Vediamo, stavano qua l'altra volta, mi ricordo. Vabbè, stavolta no. Certo non li vado a cercare io. Direi che possiamo almeno fare un po' di rifornimento qua, visto che. Guarda che bella la mazza che ho data. Boom. Ok, dovrei averli uccisi tutti. Sì, non ti stancare già adesso, abbiamo appena iniziato. Ce n'è uno, dov'è? Sento un rumore. Non lo vedo. Vabbè, io cerco. Mi serve solo del cibo. È una delle poche risorse che adesso mi manca insieme ai materiali. Ok. Minimarket. Qua ci sarà altro cibo. Prendi e contatta casa via radio.
possiamo tranquillamente andare, tornare a casetta adesso. Allora, ripeto, penso si sbloccherà una missione, anche perché c'è un inquietante silenzio di Lily. Che se non sbaglio Lily ci diceva, non so se l'ha detto, perché l'altra volta mi ricordo l'aveva detto, era contraria comunque a questo scambio. Dice che dobbiamo iniziare a fare gli scagnozzi dei Wilkerson, manco fosse una cosa mafiosa, appunto. E aveva ragione lei. Però adesso c'è un inquietante silenzio orario, di solito parla sempre. Non vorrei che avessero tipo attaccato la base o qualcosa del genere. Vabbè. Intanto mettiamo come missione. Sì, lo so che uno zombie mi sta attaccando, quindi meglio se ce ne andiamo. E mettiamo come missione quella del sergente Tan. Andiamo a vedere se effettivamente questa sarà l'ultimo gameplay che vedrete sul canale. Uffa, ha laggato un po'. Comunque, se nel caso non fosse. Ah, nel caso non fosse l'ultimo, da questo video in poi dovremo avere la qualità. Cioè, dovrei avere il rapporto migliore tra qualità e tempo di caricare su YouTube, perché ho scoperto, e questo per chi fa video può essere un bel consiglio, ascoltatelo, che YouTube converte tutti i video a 20 fps al secondo. Per chi carica video un minimo sa di cosa sto parlando, per chi si intende di video, e praticamente adesso registrerò con Fraps a 20 fps, prima registrerò in qualità molto più alta, ma era inutile perché tanto poi YouTube la diminuiva. Quindi adesso dovrei riuscire a caricare più velocemente e avere video meno pesanti soprattutto. Tant'è che Fraps sta laggando meno del solito. Quindi è una cosa ottima. Allora. Questo sta andando, penso, a prendere il cibo che gli avevo chiesto, però corre possibilmente. E quello che volevo vedere. Allora, intanto lasciamo le cose, le risorse a casa. E andremo qui. Vabbè, facciamo prima questa qui dell'alleato e del diversivo, ci metto 2 secondi. Il problema, che dicevo, è che, allora, nel caso fosse l'ultimo video, io ho già preso l'espansione. Quindi penso che farò i gameplay anche sull'espansione. Semplicemente questo volevo dire. E nel caso fosse interessati, comunque fatemelo sapere nei commenti. So che non sono commentatissime questa serie. A parte adesso il primo video che ha fatto un bel po' di visualizzazioni, State of Decay, il numero 1. Però, a parte quello, non lo so. Chiederei più partecipazione da parte vostra, almeno per sapere quello che preferite. Ezekiel ha bisogno di aiuto, e ti pareva. Riponi. No, mi dispiace Ezekiel, non ti vengo ad aiutare. Ah, è scaduta la missione quella lì? E allora pure Ezekiel non avrà bisogno di aiuto. Vabbè dai, è vicino, andiamo ad aiutarlo. Cioè non mi va che il rischio che muoia il personaggio così, dopo che sono riuscito a farne sopravvivere 25. Fatemi parcheggiare bene la macchina, perché altrimenti qua non si... non si ripara. Guardate che belle le macchine della polizia, tutte messe a posto. Cioè sono, penso, la... Questa pure è sistemata, la mettiamo via e mettiamo quell'altra al posto. Guai amorosi in vista, tra chi e chi? Tra Hazel e Marley. Vabbè. Questa non mi sembra riparata, però... Vabbè. Scusate che sto perdendo tempo, però questa qui ci tengo di macchina ed è del tutto distrutta. Ho paura che scoppi da un momento all'altro. Ok, vabbè, dovrebbe essere messa più o meno bene. Prendiamo quella della polizia, tanto a 4, sì, dai. Per fare i diversivi è ottima, basta che si parte e si mette la sirena. Fattorini in difficoltà.
è anche abbastanza piacevole da guidare. Allora, dai, tanto ce l'hai fatta a salvarti. Ma dove sei? Lì sotto. Secondo me ce l'ha fatta da solo, dai. Sì, ce l'ha fatta. Gliene manca uno. Perfetto. Allora perché ti serviva il mio aiuto? Cioè, vedete l'inutilità. Neanche l'ho visto, neanche so dov'è. Allora, diversivo, diversivo, diversivo. E andiamo a fare la missione. Perfetto, dai. Siamo in zona. Tutte missioni vicine, per fortuna. Per fortuna non sto registrando di notte, perché ho visto che molti mi hanno richiesto di illuminare, aumentare la luminosità o fare qualcosa. Spero nei video scorsi di averlo risolto questo problema. Allora, là c'è la richiesta di diversivo, esattamente qua. Già fatta. A posto. Diversivo. Altro diversivo. Ho detto, la macchina della polizia è bellissima. Cioè, 2 secondi si fanno questo tipo di missioni. Dai su. Ah, devo andare più vicino. Io l'ho fatta così velocemente che... Vediamo se mi allontano, che succede. Ah, adesso l'ha fatta, ok. Si era impallato, ok. L'ho fatta due troppo velocemente di missioni. Andiamo a vedere... qua col sergente Tan. No, non voglio sprecare. Vabbè, vediamo come funziona quest'arma. Bella. Bello il mitra. È pieno qua. Sergente, è circondato di zombie e non se ne accorge. Ok. Bellissima la mazza chiodata, cavolo. Vabbè, mi sono innamorato. Allora, interessantissima questa missione. Praticamente, come potete vedere, questa è l'unica strada per andarsene da qui. Ed è stata barricata dall'esercito. E ovviamente, se vi ricordate i video precedenti, il problema è che il bacino idrico della zona è contaminato dagli zombie. Cioè, non so se si vede da qui. Vabbè, l'ho fatto vedere nei video precedenti comunque, perché scaricavano i corpi direttamente nel bacino idrico. E questo ovviamente non è positivo e sta contribuendo a creare, a portare malattie e tutto quello che è. Quindi noi vogliamo scappare da qui. Non si può distruggere a mani nude quella barriera. Quindi Lily ha suggerito di distruggerla con degli esplosivi. Allora dovremmo cercare degli esplosivi. Al momento, in questo preciso istante, non ho missioni, ma sicuramente se torno alla base me ne verrà data qualcuna. Quindi è che torniamo alla base. E quindi sì, faremo esplodere lì. Dobbiamo avvisare tutti gli altri. Detto, inizia a diramare avvisi a tutti gli altri superstiti che conosciamo, dicendogli che ce ne andiamo da qua. Perché comunque ci serviranno un mezzo di trasporto, risorse e tutto quanto. Risorse ne abbiamo a bizzeffe al momento, a parte materiale da costruzione, ma... cioè, ne abbiamo in realtà pure di più di quelli che ci servono al momento, però insomma... non si sa mai. E per il resto, niente, stiamo a posto. Quindi non so, spero mi daranno una missione, ho fatto tutto. Cioè, non c'ho altro da fare. Altrimenti... chiudo un attimo e aspetto, ma penso me la darà adesso che torno a casa. Penso.